Un saluto dallo zio Rouge. Oggi parliamo di qualcosa che è abbastanza anomalo e poco noto nel panorama progressivo, anzi direi che forse non è definibile nemmeno in senso stretto progressivo, o almeno secondo definizioni un po' limitate che girano tra virgolette in rete. Stiamo parlando di questo disco di una cantante di origini germaniche, Kira Vollmann, attualmente vive negli Stati Uniti. Il titolo del disco è, lo pronuncio male quindi perdonatemi, Auf Zeit der Geist. La prima domanda che sorge spontanea è: perché questo formato completamente senza senso, più grande di qualsiasi CD, difficilmente impilabile o infilabile con gli altri CD che uno può avere in discografia, diverso dal formato disco, insomma, una roba che non ha senso. Sono 13 canzoni in cui questa cantante, che qui ha anche il ruolo di compositrice, così come l'aveva anche nei Non Credo, il gruppo di cui ha fatto parte per un ventennio dalla fine degli anni 80 al 2006, quando è uscito il loro terzo ed ultimo disco in propera. Era un duo, fra l'altro, questo gruppo, lei e un tizio, un signore che adesso vi dico il nome, di cui vi dico il nome, Joseph Berardi. Ecco, questa signora fa un disco che ha un cantato molto simile ad altri dischi tipici di matrice teutonica avanguardista. Esempio più eclatante e sicuramente anche di altissimo livello, i No Secrets in the Family, gruppo svizzero che ha realizzato 4 titoli, 3 dischi pieni e un EP di livello alto, non medio alto, alto musicalmente parlando, con un cantato, ripeto, molto spigoloso, molto, è una sorta di Lili Marlene schizzata, ecco quello che salta fuori sentendo il cantato di questo disco. Però lei è sicuramente un'ottima vocalist, portata all'interpretazione, alla teatralità, ma con delle doti canore mostruose che più che in questo disco si possono ascoltare in Impropera, che è appunto il terzo disco dei Non Credo, una sorta di opera improvvisata, Impropera, eccezionale, molto bello, molto affascinante, di natura impressionista, come d'altronde non può non essere vista la tecnica che viene usata, cioè l'improvvisazione, no? E io odio l'improvvisazione, quindi se dico io che è bello vuol dire proprio che ce l'hanno fatta, hanno beccato il canale giusto, tra virgolette. Detto questo, io vi faccio sentire qualche stralcio di questo disco. Ripeto, per me è comunque molto bello, molto spigoloso, non per tutti, che la nostra Kira Vollmann ci ha regalato. Ricorda anche la cara Kingsted dei Elisabeth Morilla Museum, e altri autori comunque tedeschi degli anni 90. In questo momento mi sfuggono i nomi, quindi faccio l'ennesima figura di cacca e non ve li dico.
anche Dagmar Krause volendo, no? Vabbè, credo che abbiate capito, avete assaggiato, ripeto, non è per tutti, ognuno può avere un feeling differente rispetto a certi tipi di sonorità, di cantate, di impostazioni. A chi piace sicuramente il messaggio è arrivato. Quindi un saluto dallo zio Lucio.